Contro il rischio erosione del fiume Tordino sul lato nord, territorio comunale di Giulianova, previsti gli interventi di consolidamento dell'argine. 400.000 euro l'investimento programmato dal comune grazie ai fondi master plan della regione. Il progetto esecutivo è stato approvato dalla giunta. I fondi CIPE sosterranno dunque finanziariamente l'opera, che consentirà di avviare una serie di interventi importanti con un'azione di consolidamento dell'argine del Tordino sul versante giuliese del fiume, che in passato è stato il più esposto all'erosione. Nel corso di una violenta piena venne persino erosa la pista ciclabile, per poi essere ricostruita dopo la sistemazione di una barriera protettiva. Il progetto recentemente approvato è il risultato di una lunga e complessa interlocuzione tra gli uffici comunali ed il servizio opere marittime e acque marine della regione Abruzzo. La delibera appena approvata segna infatti il passaggio decisivo e conclusivo di un iter caratterizzato da numerose battute d'arresto. È un intervento atteso da tempo, ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici Giampiero Di Candido. Il consolidamento dell'argine nord del Tordino rappresenta una garanzia importante di tenuta in caso di piena e di mitigazione del rischio di allagamenti sempre più frequenti, specie in primavera ed autunno, a causa dei mutamenti climatici a cui stiamo assistendo. Per quanto riguarda l'inizio dei lavori, dovrebbero partire a primavera. I fondi infatti sono disponibili, bisogna solo procedere con il bando della gara d'appalto.